Ciao Noemi. Ciao, buongiorno. Guardate. Allora. Oggi continuiamo Apocalisse. Sì, numero 8. Ok, quindi leggiamo, poi studiamo. Va Ok. bene. Dio ci Allora. benedica. Dunque, quando l'agnello aprì il settimo sigillo, si fece silenzio nel cielo per circa mezz'ora. Poi vidi i sette angeli che stanno in piedi davanti a Dio e furono date loro sette trombe. E venne un altro angelo con un incensiere d'oro. Si fermò presso l'altare e gli furono dati molti profumi affinché li offrisse con le preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro posto davanti al trono. E dalla mano dell'angelo il fumo di profumi salì davanti a Dio, insieme alle preghiere dei santi. Poi l'angelo prese l'incensiere, lo riempì del fuoco dell'altare e lo gettò sulla terra. E ci furono tuoni, voci, lampi e un terremoto. I sette angeli che avevano le sette trombe si preparano a suonare. Il primo suonò la tromba. E grandine e fuoco mescolati con sangue furono scagliati sulla terra. E fu bruciato un terzo della terra, un terzo degli alberi ed ogni erba verde. Poi il secondo angelo suonò la tromba e una massa simile a una grande montagna ardente fu gettata nel mare. Un terzo del mare diventò sangue, un terzo delle creature viventi che erano nel mare morì. E un terzo delle navi andò distrutto. Poi il terzo angelo suonò la tromba e dal cielo cadde una grande stella, ardente come una torcia, che piombò su un terzo dei fiumi e sulle sorgenti delle acque. Il nome della stella è Assenzio e un terzo delle acque diventò Assenzio. Molti uomini morirono a causa di quelle acque perché erano diventate amare. Poi il quarto angelo suonò la tromba e fu colpito un terzo del sole, della luna e delle stelle. Un terzo della loro luce si spense e il chiarore del giorno, come quello della notte, diminuì di un terzo. Guardai e udii un'aquila che volava in mezzo al cielo e diceva a gran voce: guai, guai, guai agli abitanti della terra a causa degli altri suoni di tromba che i tre angeli stanno per suonare. Amen, gloria a Dio. Allora, cominciamo subito. Allora, versetto 1 dice: quando aperse il settimo sigillo si fece silenzio per circa mezz'ora. Tu come la vedi questa mezz'ora? È una mezz'ora simbolica? Sono anni, mesi? Dunque, quando l'agnello aprì il settimo sigillo, si fece silenzio nel cielo per circa mezz'ora. Quindi quando si apre il settimo sigillo entriamo nel vivo di tutti gli eventi, Sì, come è per profetizzato. l'importanza, no? Comincia i giudizi di Dio, capisci? Sì, Quindi è forse per questo, si fa silenzio. per far capire il rispetto e l'importanza di questo sigillo. Mezz'ora è simbolica? No, non penso che sia No? simbolica. Io penso che, essendo che, ripeto, qui siamo qui adesso, dall'Apocalisse in poi, 8, dall'Apocalisse 8 in poi, no? Siamo totalmente dentro proprio il tempo della fine. Sì. Sì. E quindi cominciano i giudizi di Dio, quindi capisci, succederanno cose, Sì, capisci, quindi è arrivato ma il. forse è scritto più che altro per far capire l'importanza di questo Sì, l'importanza di questo evento, cioè da evento, qui partono i giudizi di Dio, capito? Perché sì. comunque la tribolazione, l'ira di Dio, l'anticristo, insomma, è col permesso di Dio che avvengono queste cose, capisci? Quindi si fa silenzio perché stanno per cominciare i giudizi di Dio, insomma, ecco. Poi c'è chi ho sentito, dice che questa mezz'ora è un'ora, anni, insomma, io lungerei da questa interpretazione, insomma, penso che è un discorso che qua cominciano i giudizi di Dio e quindi accadono eventi che sono al tempo Sì, della fine, capito?
Sì, bisogna porre molta attenzione Bisogna alla porre molta lettura. attenzione, Sì, ecco. ok. Quindi, no, chiarito questo, quello che dice qua, vediamo che ci sono sette angeli stanno in piedi davanti al Signore e vengono date loro sette trombe, quindi sette Sì. angeli, una tromba per angelo, quindi le trombe sono, diciamo, avvertimenti, no? E poi c'è questo angelo con un turibolo d'oro. Nel frattempo vai in Ebrei, c'è questo angelo col turibolo d'oro che ha dei profumi, questo turibolo, però insomma ci sono i profumi insieme alle preghiere di tutti i santi. E quindi l'angelo che fa ha il compito di portare le preghiere qua davanti al Signore, davanti a Dio. Infatti, versetto 4 dice: dalla mano dell'angelo il fumo degli aroni salì davanti a Dio insieme alle preghiere di tutti i santi. Quindi, noi abbiamo visto per esempio il quinto sigillo, abbiamo studiato Apocalisse 6, ci sono le preghiere dei santi che sono in cielo, ma vale lo stesso anche per quelli che sono sulla terra, no? Quanti dei santi chiedono a Dio di far giustizia, d'accordo? Di far giustizia alle ingiustizie. Quindi qua comincia, diciamo, i giudizi di Dio, quindi tutto questo tipo di preghiere qui vengono, capisci? Infatti, versetto 5, l'angelo poi prese il turibolo, lo riempì del fuoco dell'altare e lo gettò sulla terra. Immediatamente ci furono tuoni, voci, lampi e un terremoto. Capisci? Qua inizia il giudizio. Allora, ci sei in Ebrei? Perché abbiamo sempre detto, e lo diciamo anche qua, perché tutte le cose che per esempio erano nel Vecchio Testamento, il tabernacolo, erano tutte figure di cose celesti. No, Di cosa c'è adesso? noi vediamo che anche in questo tabernacolo c'era anche il turibolo, no? Questo turibolo d'oro. Se i fratelli poi vanno per esempio nel capitolo dei numeri, capitolo 16, nel capitolo 16, insomma, se lo va a vedere, c'è questo tabernacolo con questa funzione che aveva il turibolo d'oro, che praticamente ha la funzione insomma, dell'espiazione dei peccati, quindi era per le preghiere, no? Quindi legge Ebrei capitolo 9. Perché Paolo riporta questo discorso per far notare che, insomma, ecco, questo turibolo d'oro, la stessa funzione che aveva sulla terra, ha in cielo, capisci? Quindi Ebrei 9, da versetti 2 al 4, che cosa dice? Infatti fu preparato un primo tabernacolo nel quale si trovavano il candeliere, la tavola e i pani della presentazione. Questo si chiamava il luogo santo. Dietro la seconda cortina c'era il tabernacolo, detto il luogo santissimo. Conteneva un incensiere d'oro, l'arca del patto tutta ricoperta d'oro, nella quale c'erano un vaso d'oro contenente la manna, la verga di Aronne, che era fiorita, e le tavole del patto. Quando dice che c'è l'incensiere d'oro, L'incensiere, incensiere, quello lì, il turibolo, turibolo. è la stessa cosa, perché Sì. nel turibolo ci sono degli incensi con le preghiere. Quindi per far notare che, insomma, Paolo sta citando il discorso del Vecchio Testamento, il tabernacolo, no? E quindi sono figure di cose celesti, vediamo che pure in cielo, appunto, no? Ci sono questi angeli che hanno sempre questa funzione qui di portare le preghiere attraverso questo turibolo. O incensiere, insomma, no? Quindi capisci? Quindi a conferma che tutte quelle cose lì erano figure di cose che sono nel cielo, capisci? Quindi è chiaro, se hai qualche domanda, qualcosa, no? Andiamo avanti. Sì, andiamo avanti. Quindi qua cominciamo con le trombe, ecco. Versetto 6. I sette angeli che avevano le sette trombe si prepararono a suonare, quindi avvisare, ogni suono era un avviso Ogni suono è un di un avviso, ogni periodo. suono c'è un evento. Cioè Giovanni, tu mettiti nei panni di Giovanni, lui vede quello in cielo che succedono queste cose e poi vede in terra quello che succede in terra. Allora, vediamo la prima. Vediamo Il la prima primo suonò tromba, la dai. tromba e grandine e fuoco mescolati con sangue furono scagliati sulla terra e fu bruciato un terzo della terra, un terzo degli alberi ed ogni erba verde. Ok, Questa è la prima. E questa è la prima. Quindi che dice? Grandine e fuoco. fuoco mescolati con sangue. Sì. Furono Ecco, scagliati sulla difficile terra. da Allora, capire. Grandine e fuoco.
Insomma, se tu vedi per esempio il discorso, un'esplosione di una bomba atomica, no? E ti informi, ma ci sono già state queste esplosioni, no? Nel senso, cioè, ci sono già state, non significa che questo evento è già successo, no? Perché qua un terzo di tutte le erbe verdi della Terra, quindi questo non è mai successo. Però sappiamo che la bomba atomica, quando esplode, risucchia a sé tutto, no? Prima risucchia. Quindi risucchia che cosa? Detriti e quindi anche persone, no? E perché qua dice grandine mescolata al fuoco e al sangue. Allora, il sangue è delle persone, cioè questa è un'esplosione atomica perché, ripeto, la bomba atomica quando esplode risucchia a sé tutto e poi rigetta tutto, capisci? Prima risucchia e poi getta, quindi i detriti, che ne so, diventano palle infuocate, la pioggia radioattiva, capisci? Mischiato al sangue, quindi grandine, fuoco e sangue, quindi sangue delle persone, capito? Non so se... Questo qui sembra proprio un'esplosione nucleare. Sì, un terzo degli alberi però. Eh sì, giustamente, tu butti qua dici un terzo degli alberi di tutto il pianeta, non di una zona, di tutto il pianeta, un terzo di tutti gli alberi del pianeta. Perché dice un terzo della terra, degli alberi e delle piante, quindi un terzo di tutti gli alberi delle piante della terra, del pianeta, vengono bruciate. Ecco, questo Sì, dice. quindi ci sarà mancanza di ossigeno anche. Oh, viene proprio bruciate, cioè quando c'è un'esplosione, d'accordo? Sì. Atomica, fuoco che fa? Brucia. Si distrugge E tutto, brucia, capisci? no? Certo. E quindi un terzo di tutto, capisci? Un terzo degli alberi. Quindi questa qui Giovanni vede, come vedremo, man mano che studiamo Apocalisse 8 e 9, lui vede la guerra moderna, capisci? Solo che lui 2000 anni fa non conosceva queste cose. Quindi cerca di descrivere come può quello che vede. Capito? Lui vede grandine mescolate al fuoco con sangue che, sulla terra. Capisci? Lui non sa che era un'esplosione. Ma dice, fratello, ma che stai dicendo? Può essere anche un'altra cosa. Beh, adesso man mano che studiamo le altre trombe, vediamo No, che no, cioè sì. parla della guerra moderna. Io poi ho delle foto, ho selezionato delle foto. Che insomma, io sai, quando poi mettiamo lo studio, mettiamo anche gli studi scritti con le foto, no? Per rendere un po' l'idea, ecco. Ci sono delle foto che insomma rendono l'idea di quello che ti sto dicendo. Sì, ok. Va bene. Allora, poi c'è il secondo. Poi il secondo Aspetta, angelo prima di sono. partire, prima di Sì. andare al secondo, cioè, perché questa sembra proprio un'atomica, dice che l'unica cosa che può su scala globale, no? Creare uno scenario dove un terzo della terra, degli alberi e delle piante viene bruciato, che cos'è oggi? Sì, può essere solo quella bomba lì. Uno può dire può essere un asteroide, una cometa, ma assomiglia più alla seconda la tromba. Leggi la seconda Ah sì, tromba. anche però, è vero, anche No, perché potrebbe essere una cometa o un asteroide la seconda tromba, ma quella assomiglia a un qualcosa del genere. Perché guarda, leggi la seconda tromba. Va bene. Poi il secondo angelo suonò la tromba e una massa simile a una grande montagna ardente fu gettata nel mare. Un terzo del mare diventò sangue, un terzo delle creature viventi che erano nel mare morì e un terzo delle navi andò distrutto. Ok. Quindi una massa simile a una grande montagna ardente, sì, può essere Allora, tieni una presente grossa che stella lo scoppio di o qualcosa. un atomo, che le atomiche di oggi, per esempio, noi sappiamo che sono esplose delle atomiche in passato, ma le atomiche di oggi sono 10 volte più potenti di quelle che hanno fatto inizialmente, no? Quindi cosa voglio dire? Cioè, potrebbe essere un effetto domino il fatto che sulla Terra succede una catastrofe del genere, va, come dire, a togliere un equilibrio anche cosmico, no? Potrebbe, perché questo qui secondo me sembra un asteroide, questa massa di montagna ardente. Capisci? Oh, sì, un asteroide grande, un terzo Un terzo del del mare. mare, qua parliamo sempre del Deve pianeta, essere un una cosa terzo. enorme. Eh sì, capisci? Quindi poi dice diventò sangue.
Sai che comunque queste cose, questi corpi celesti che vengono dal cielo, anche gli scienziati lo dicono, portano con sé dei batteri, delle cose che a contatto ovviamente con per esempio con il mare, perché i pesci muoiono, perché insomma ci sono delle cose che sulla Terra non ci sono, no? Quindi dei batteri, delle cose, mi segui? Sì, cioè, per esempio, ma comporterà anche un maremoto, ad esempio, no? Sì, perché se cade nel mare una cosa dice di un questo terzo del genere. mare e anche un terzo delle navi andò distrutte, quindi senz'altro crea un'onda. Le onde esagerate. Sì, infatti dice un terzo delle navi andò distrutto. Capisci? Cioè, questo può essere un effetto domino della bomba nucleare che è stata esplosa. Sì, capisci? Sì. Perché Gesù, quando parla della grande tribolazione che non c'è mai stata e non mai più ci sarà, è un evento che non paragona neanche al diluvio, no? Perché il diluvio è uno, diciamo, diluvio. Cioè, lui ha detto non è mai successo, un evento che non è mai successo da quando il mondo è stato creato, mai più succederà, capito? Quindi sì. È un evento di Gesù, di questi eventi stava parlando, d'accordo? Quindi il primo colpisce un terzo della terra. Quindi, un terzo il della secondo terra. Un terzo del mare. Ti ricordi che abbiamo studiato Apocalisse 7, prima che insomma questi angeli che avevano potere di fare questo, no? Sì. Cioè di danneggiare terra, mare e acqua potabile, non potevano fare niente se prima non erano sigillati i servi di Dio, che sono i 144.000, no? Dopodiché sì. Potevano, d'accordo, iniziare. Infatti qua vediamo che le prime tre trombe vanno a danneggiare proprio terra, mare e acqua potabile. Ah, ecco. Quindi secondo me qua è un effetto omonimo della bomba nucleare che è stata esplosa. Sì. Fa cadere un qualcosa, o un asteroide o una cometa, non sappiamo che cos'è questo. Comunque, sì, e più contamina l'acqua. Eh sì, va a prendere il mare. No, questo è il mare, l'acqua potabile è la terza tromba, guarda. Ok. La vuoi leggere? Sì. Poi il terzo angelo suonò la tromba e dal cielo cadde una grande stella ardente come una torcia che piombò su un terzo dei fiumi e sulle sorgenti delle acque. Il nome della stella è Assenzio e un terzo delle acque diventò Assenzio. Molti uomini morirono a causa di quelle acque perché erano diventate amare. Ok. Questa stella Assenzio. Nel frattempo vai in Geremia tu. Geremia. Dimmi, che stavi dicendo? Questa stella. No, niente. Che voglio andare a vedere. Allora, io questa stella dove si trova? Sì, io ho delle foto qui che. Se tu vuoi, te le mando anche adesso, così un po' ti rendi conto. Ecco. Sì. Vuoi che te le mando? Sì, mandale. Riesci a vederle anche se stai registrando? Non lo so, devo provare. Sì, penso di sì. Comunque anche dopo me le puoi mandare. Perché volevo capire la posizione dell'Assenzio. Sì, sì. Al cielo. Lui vede una stella. Dice però una stella non è una stella normale, perché dice è ardente come una torcia. Tu hai mai visto una torcia? Ma è la stella del nord? No, se no diceva no. La stella del nord. Senti, no, le stelle. Sai che è quella che brilla di più. Sì, ma qua non questo. Parla di una stella normale, dice una stella che cade ardente come una torcia. Cioè lui praticamente, ti ripeto, descrive il sole? No, se no avrebbe detto il sole lui lo conosce. La guerra moderna non la conosceva, ma il sole è sempre esistito. Lui vede una stella infuocata, l'unica cosa che gli riesce a nella sua mente a capire è che sembra una torcia, perché la torcia c'era anche all'epoca, no? Tu quando prendi una torcia, no? E l'accendi. Sì, certo, c'ha come una fiaccola, una grande ardente, come una fiaccola, c'ha un fumo che, capisci, il fuoco. Che sì, ma scusami, ma è proprio una stella o un pianeta? No, non è secondo me né una stella né un pianeta. Qua le prime tre trombe, guarda, mostrano che è iniziata la guerra, capisci? Perché questi qua sono, per esempio, attentati terroristici, hai capito? Perché tu, se vuoi, per esempio, faccio un esempio, se vuoi dichiarare guerra, se l'Islam dichiara guerra all'Occidente, no? Sì. E l'hanno dichiarata. E vogliono far del male all'Occidente. Tu devi distruggere le cose primarie che servono. Ok? Sì, quindi certo. Acqua potabile, ossigeno, il cibo. Sì. D'accordo? Tu le prime tre tombe già hai danneggiato in modo irreversibile. D'accordo? Cioè dopo questi eventi non si può più vivere in modo normale. Capisci che ti voglio dire? Sì. Quindi l'acqua potabile è contaminata. Ok?
Quindi questo mi sembra un attacco chimico. Cioè, io ho delle foto, un missile balistico, se tu lo vedi dall'alto e non sai che quello è un missile balistico, tu sembri che è una torcia, lui vede che cade dal cielo, perché i missili prima li lanciano in alto e poi dall'alto poi cadono in giù, capisci? Quindi lui vede questo, capito? Però perché ha specificato il nome della stella è Assenzio? Allora, Assenzio significa veleno, d'accordo? Lui la chiama Assenzio perché vede che questo va nelle acque potabili. La gente che dice, vedi, versetto 11, un terzo delle acque diventò Assenzio, cioè veleno, e molti uomini morirono a causa di quelle acque perché erano diventate amare. Sì, perché erano velenate. Lui la chiama Assenzio per questo motivo, capito? Perché vede gli uomini morire, capisci? Quindi questa qui cade su un terzo dei fiumi, quindi sulle sorgenti delle acque, quindi roba potabile qui, quindi capisci? Okay. Qui è iniziata la guerra, capisci sorella? Sì. E... quindi Geremia? Ah sì, è di giusto, scusami. Geremia, vai in Geremia 23. 23. Sta anche lo stesso in Geremia 9, però leggiamo... Sì. Geremia 23, leggi dal 13 al 15, vedi che dice. Sì, avevo ben visto cose insensate tra i profeti di Samaria, profetizzavano nel nome di Baal e traviavano il mio popolo Israele, ma in mezzo ai profeti di Gerusalemme ho visto cose nefande, commettono adulteri, agiscono con ipocrisia, rafforzano la mano ai malfattori, al punto che nessuno si converte dalla sua malvagità. Tutti quanti sono per me come Sodoma e gli abitanti di Gerusalemme come quelli di Gomorra. Perciò così parla il Signore degli eserciti riguardo ai profeti. Ecco, io farò loro mangiare assenzio e farò loro bere acqua avvelenata, poiché dai profeti di Gerusalemme l'impietà si è sparsa per tutto il paese. Allora, sì, capisci? Quando diciamo che la tribolazione, questi eventi catastrofici, che, insomma, sono permessi da Dio, è a motivo dell'iniquità che vede del suo popolo. Sì. Capito? Qua non è che questi eventi non sono contro gli empi, perché gli empi saranno perseguitati durante l'ira di Dio. Questa non è l'ira di Dio, sì. Che comincia col titolo 15. E sono altri eventi, in un certo senso, sì, anche peggiori di questi. Sì, però già qua sparisce tantissima gente. Ah no, beh, sparirà tantissima gente, mo che leggiamo la quinta, la sesta tromba, mo che studiamo Apocalisse 9. Sì, ma anche qua, voglio dire, se il mare... Se... un terzo della terra, un terzo del mare e l'acqua viene inquinata. Sì. Attenzione, cioè, capisci che... Non è che tutti muoiono, ma ecco, come dici tu, non è normale. Quindi sono eventi che non sono mai successi. Però Dio attenzione, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra. Quindi qua cominciano i giudizi di Dio. Qua che dice Dio? Ce l'ha contro questi falsi profeti? Ma per profeti intende... capisci, stiamo parlando di corpo di Cristo qua, oggi. Ok, quando parla di Gerusalemme parla dei cristiani, ok? Allora, questi profetizzano in nome di Baal, rafforzano la mano del malfattore. Cioè, praticamente, quante chiese oggi sono in questa situazione? Profetizzare in nome di Baal, per esempio, un esempio di profetizzare in nome di Baal, e se non paghi la decima, Dio non ti benedice. Questo è un profetizzare in nome di Baal, capisci? Sì, sì, sì. E allora devo staccare un attimo e ti richiamo. Va bene, aspetta. Ok, a dopo. Sì, pronto. Ehi, Noemi, rieccomi. Ok. Devo staccare un attimo. Senti, nel frattempo ti ho mandato le foto, non so se le hai viste. No, non ho ancora visto. Dopo le guardo. Ho detto, no. Ma... va bene, dai, dopo le guardi, fratello. Dopo le guardo con calma, sì. Sì, sì. Allora, dove eravamo qua a profetizzare? Allora, eravamo arrivati alla questione dell'assenza, abbiamo letto Geremia. Sì, sì, profetizzare il nome di Baal, ecco. Sì, poi il nome di Baal, che ad esempio... profetizzare vale la decima, per esempio, oggi, tante maniere. Un esempio, il Vangelo della prosperità, sì, hai detto tu dai 10, Dio ti dà 100, che Dio è un banchiere, sì, capito? Questo tipo di dottrine, capisci? Cioè, è il nome di Baal, cioè Baal chi adorava Baal adorava il denaro. Il denaro, quindi, qua parliamo di una chiesa corrotta, ecco.
Quindi esattamente come Dio mandò, per esempio, abbiamo degli esempi che Dio agisce in questo mondo contro, e per amore del, e per amore sempre di se stesso, ma anche del popolo di Dio, d'accordo? Della gelosia, perché quando Israele si corrompeva, che seguiva i Baal, mandò per esempio anche Nabucodonosor, no? Che era il re di Babilonia, non era certo questo qui un uomo di Dio, Nabucodonosor. E quindi perché lo mandò? A motivo, certo, mandò degli avvertimenti, perché Dio prima di fare qualcosa, come a Ninive che mandò Giona prima di avvertire, capito? Cioè, Dio ha avvertito sempre, d'accordo? Poi quelli, quando non si ravvedono, loro Dio manda per mettere queste cose qua. E lo scopo qual è? Affinché si ravvedano, d'accordo? D'accordo? Poi però noi sappiamo che il mondo ha rifiutato la correzione ormai, ormai siamo in, come dice qua, dice gli abitanti di Gerusalemme sono come Sodoma, come Gomorra. Cioè, capisci? Che si faceva a Sodoma e Gomorra? Si uccideva, si rubava, cioè anche oggi purtroppo molti, e dico purtroppo, molti cristiani, capisci? Si corrompono e poi corrompono, capito? Perché... Capisci? Poi tutto il popolo, come dice là, tutto il popolo, l'iniquità si spassa su tutto il popolo, no? Ed è, il male è come un virus, si sparge, capisci? Si sparge, Se poi non ci sono chiese dove, diciamo, rimangono fermi nella parola, questo è buono, questo non è buono, no? Se si tollera quello che non è buono, no? E allora poi il male si sparge come un virus, capisci? Allora non è buono questo, non è buono. Che stai pensando, Sora? alle varie chiese pensavo questo, Ok, quindi insomma che quello che dici è realtà è una proprio, proiezione, capisci? Cioè qua abbiamo i superato, qua siamo nel giornaloni. tempo della fine, qua, questa è l'ultima ora, d'accordo? Come abbiamo studiato il rapimento in Apocalisse 7, insomma, alla fine di questi eventi, e torna Gesù, d'accordo? Prima che questi distruggano tutto, perché qua è l'uomo che fa la guerra, capisci? Capisci sorella? Però abbiamo studiato che quelli che sono come la chiesa di Filadelfia, no? Gesù ha promesso protezione alla chiesa di Filadelfia. Cioè sono credenti come Filadelfia, d'accordo? Che durante questi eventi sono protetti, non gli cascano in testa queste cose qua, d'accordo? Perché sono protetti. Però come profetizzato, e già possiamo vederlo già in giro, che ci sono persone che non credono che Dio farà accadere queste cose perché o li rapisce prima o perché non farà succedere queste cose, ma se queste cose sono profetizzate, perché preghiamo? Guarda, c'è chi prega per la pace e per il mondo, no? Ma se non ci sarà pace perché Dio non vuole far pace col diavolo, ma deve fare la guerra prima, capito? Poi quando il diavolo sparisce, allora ci sarà la pace di Dio, d'accordo? Solo lì ci sarà la vera pace. Quindi quelli che pregano per la pace, cioè stanno pregando contro per esempio quello che Dio ha detto che deve succedere, cioè, capisci? Noi parliamo di Ma profezie. ascolta, ma questo terzo di terra, terzo di mare, Un terzo di fiume, terzo, un terzo. sì, cioè non c'è scritto da nessuna parte Dove? le zone. Senti, ascolta, mo che finiamo il capitolo 9. Prima di passare al 10 dobbiamo fare qualche studio su Daniele, perché se no, capiti, qua dobbiamo inserire Daniele per capire un po' la situazione. Brevemente ti preannuncio che qui la guerra è tra l'attuale sistema, la NATO, contro per esempio Russia, Cina, ok? Già ci sono questi venti di le preparazioni per questo. Tutti si stanno armando di bombe atomiche, parlano di pace, però tutti si armano. Quindi di che, questi non stanno progettando la pace, questi stanno progettando la guerra. Sì, Capisci? quindi da questi paesi parte. È la guerra, allora, qua dice un Quindi testo, cosa se colpisce tu prendi la l'Europa? mappa, io pure ci ho messo anche una foto della mappa dei continenti, no? C'è l'Europa, c'è l'Africa, sai, le Americhe, eccetera. E se tu prendi un terzo di tutto questo, se noi sappiamo che se per esempio dovesse scoppiare la guerra tra America e Russia, le America e i russi ci hanno alleati, io parlo diciamo le superpotenze, e come studieremo l'Anticristo ha di per sé la Russia come superpotenza, come studieremo, capito? Perché Magog,
figlio di Yafet, poi dobbiamo studiare un po' di Genesi, Sì, d'accordo? sei bravo, così capiamo un po' meglio. Yafet è uno dei tre figli di Noè, andò a colonizzare l'Europa. Quindi uno dei figli o dei nipoti di Yafet che colonizzò è Magog. Quindi Magog, tutti i testi antichi, è una zona a nord, mi pare, del Mar Caspio, d'accordo? Quindi a nord del Mar Caspio c'è la Cecenia, la Russia, quindi... Sì, c'è tutta la Russia. Ok, quindi Anticristo, capito, farà guerra. Allora, l'America intanto è una grande prostituta, quindi qua si, già si cominciano a fare la guerra, d'accordo? Però l'America poi, insomma, va bene, durante l'era di Dio poi lo diciamo. L'America, insomma, mietterà qualche semina, d'accordo? Allora qua è iniziata la guerra, capisci? E l'Europa sta al centro, tutte le basi NATO stanno in Europa. Sì, quindi è colpita l'Europa. Sembrerebbe, siccome pure l'Anticristo sorge dal vecchio impero romano, perché l'impero romano era la bestia che poi è morta, ferita dalla spada, studieremo queste cose, le sto... e poi risuscita, cioè l'impero romano anche attraverso la Chiesa Cattolica, che si chiama Chiesa Cattolica Romana, cioè questi con i patti lateranensi, i patti, questa roba qui, hanno portato avanti ancora l'impero romano, non è morto. Cioè, attenzione, non sto dicendo che la Chiesa Cattolica è l'Anticristo, l'impero romano, no, certamente c'ha i suoi problemi la Chiesa Cattolica, però a livello politico la Chiesa Cattolica ha portato avanti l'impero romano. Non è morto l'impero romano, anzi oggi con l'Unione Europea, con le leggi che stanno, è resuscitato, come le profezie dicono, manca il Cesare, che è l'Anticristo, che arriva. Capisci? Oh, quindi dove siamo? Bene, allora abbiamo fatto il terzo, adesso facciamo il quarto angelo. Sì, ma è il quarto angelo. Poi il quarto angelo suonò la tromba e fu colpito un terzo del sole, della luna e delle stelle. Un terzo della loro luce si spense e il chiarore del giorno, come quello della notte, diminuì di un terzo. Sì. Un terzo. Sì. Ok. Allora qua c'è, per esempio, sai, conosci tu la profezia della Madonna, i 3 giorni di buio? No. Vabbè, i fratelli l'avranno sentiti. È che l'avranno sentita sta storia, no? Tu scrivi su internet 3 giorni di buio, ti esce profezia della Madonna X, Madonna Y, no? Cioè il diavolo è furbo. Tu, se per esempio vedi Nostradamus, tutte queste cose qua sono cose che sono prese già dalla Bibbia. Se Dio ha già profetizzato questa cosa, non manda altri a profetizzare una cosa che già è stata rivelata. Mi segui? Certo. Quindi sta Madonna dice che 3 giorni di buio, invece qua dice che un terzo della luce del sole, delle stelle, della luna perderà di un terzo. Quindi non dice 3 giorni di buio, perché 3 giorni di buio lo prende da qua, capito? Mi segui? Però sono false dottrine, capito? Cioè questa Madonna che dice 3 giorni prima vi avvivando un segno, io mi sono informato. Allora io mi chiedo a questi qua che seguono, Gesù ha detto che chi segue un cieco andrà in un fosso, no? Cioè se la Madonna dice 3 giorni prima che accade questo, io ti avviso con un segno, no? Non ci sarà nessun segno, ma... Uno 3 giorni prima che deve fare? Niente, non può fare niente. Capisci? Tut sono tutti inganni questi messaggi qua. Ecco perché ogni messaggio, che sia Madonna o che sia di un fratello, sia di Giuseppe o di Antonio, o anche un angelo dal cielo che ti porta un messaggio, va preso con le pinze e analizzato nella Bibbia. D'accordo? Questa storia dei 3 giorni di buio assomiglia a questa cosa qua della quarta tromba, ma qui non sono 3 giorni di buio, qui un terzo del sole, della luna, delle stelle perde la loro luce, quindi non per 3 giorni, qui comincia in modo continuo, in modo perenne, Sì, capisci? un terzo e gli altri tre terzi Gli vanno. altri 2 terzi, dici? No, allora, Sì. tu immagini il sole, la luna, un Cioè non è terzo, proprio buio. non è proprio buio, ecco, non è Cioè, proprio tanto per buio, e capire. poi rimane in modo perenne, non dici per 3 giorni. Allora, Sì. qui... Dopo l'esplosione di una bomba atomica, dopo un asteroide che è caduto, dopo altre cose che abbiamo visto, la terza Sì. tromba, è chiaramente l'atmosfera come diventa secondo te? Diventa molto scura, no? Quindi secondo me qua può essere o questo, che l'atmosfera si oscurisce, quindi la Luna, le stelle, perdi un terzo perché, capisci, l'atmosfera è inguinata da una deflagrazione nucleare globale. Mi segui? Quando c'è stato e scoppiato Chernobyl, non so se tu te lo ricordi, io ero piccolino, di giorno fece buio, arrivò queste nubi nere e di giorno era buio, me lo ricordo, ero piccolino. E qua è un evento a livello globale. Essendoci che c'è buio, non c'è possibilità né di crescita di piante, di niente. Eh sì,
Comunque la donna lì, la chiesa che è di Filadelfia, no? Che sarà la sposa di Cristo, è protetta in un posto da Dio, Apocalisse 12,6, per esservi protetta e nutrita. Quindi protetta sappiamo da che cosa, da queste cose qua anche, d'accordo? E nutrita ovviamente è il cibo, nutrimento, capisci? Proprio perché tu giustamente dici come fa a crescere? Non cresce niente, però Dio è capace di fare un miracolo, un semino e cresce lo stesso. O che ne so, come ad Elia che mandava i corvi a portargli pezzi di carne. Ok, cioè, ci aspettiamo qua miracoli, d'accordo? Perché, capito, è una protezione, un nutrimento sovrannaturale, non è? Questi sono eventi mai successi. Quindi, così come tutti i demoni, arcidemoni, stanno sulla terra a fare queste cose, così tutti gli angeli di Dio stanno sulla terra per proteggere il popolo, capito? Qua siamo al culmine, che al culmine di tutto questo tornerà Gesù, sistemerà, quindi comincerà il regno di Dio sulla terra, sparirà il male, d'accordo? Quindi non dobbiamo aver paura che accadano queste cose, perché a noi il mondo, per come sta adesso, non ci piace per com'è. Cioè, capito? Il nome di Dio, la sua parola, le sue leggi sono tutte insultate, vengono tutte. Tutti, è diventato oggetto di disprezzo, come dice là in Geremia 6. E Geremia 6, Geremia 9, come Geremia 23, sono capitoli profetici, c'è anche Geremia 4 per chi lo vuole leggere. Si capisce, capisci, perché Dio suscita, come suscitò Nabucodonosor, i babilonesi contro Israele, sta suscitando, per esempio, gli islamici, d'accordo, che li hanno fatti entrare in Europa, ok, questi qua, quelli di loro che sono radicali, hai visto uno, basta che fa un attentato, uno ne uccide 100. E tu immagina, che ne so, 1.000 di questi scalmanati cosa possono fare? Quindi capito cosa ti voglio dire? Cioè, questi paralizzeranno l'Europa, ecco. Allora, sorella, guarda, non dobbiamo prenderci, la paura non è una cosa buona, nel senso che. No, ma io parlo, non parlo a te per forza, parlo ai fratelli, anche alle sorelle che ascoltano. Beh, cioè comunque un po' di cosa ti mette una lettura del genere? Sì, basta che ci concentriamo sul Cioè, se fatto siamo che. umani, Ma certo che siamo umani. perché tu dici i 144.000, che è un numero vero, Sì. non è simbolico, Non è questi simbolico. non verranno colpiti da queste cose? Cioè, non è che vengono trasportati su un altro pianeta, mi No, segui? Cioè, però queste cose le loro diciamo vedono. che non saranno esonerati in qualche Saranno maniera, protetti? perché nella zona dove sono, ipotizziamo, non succede niente di questo. No, ma cioè tu vedi intorno a te cadere queste cose, d'accordo? Però, come hai detto tu, dove stai tu? Non succede niente di questo, d'accordo? Sì, ok. E come quando c'è stato Chernobyl, lì è distrutto tutto, qui non è successo niente. Sì, però è arrivata, Tanto per diciamo. farti un Però hai esempio. visto questa nube nera che di giorno è diventata notte, capito? Cioè, io Sì. ero bambino, penso che quelli che sono anche più adulti di me se lo ricorderanno. Capisci? È arrivata in Europa questa nube, era soprattutto in Italia, e era buio di giorno. Non mi ricordo. Cioè, non era notte proprio, però era tipo pomeriggio di mattina, non era normale, c'era cioè un Ah, evento. ok. Capito? Quindi, capisci sorella? Qua dovremmo fare Apocalisse 8 e 9 insieme, però per motivi di tempo facciamo sempre separati. Tanto poi i fratelli li possono ascoltare insieme 8 e 9, perché sono sei trombe tutte collegate, d'accordo? Ora, Sì. poi la quinta e la sesta, che è Apocalisse 9, è molto interessante quello che Che dice. sono le più. È molto interessante, qua non è chiaro se queste sei trombe sono tutta la tribolazione. O se la tribolazione parte dalla quinta tromba, poi il perché dico questo, mo che facciamo Apocalisse 9. Sì. Capisci? Perché ecco, dobbiamo fare uno studio su Daniele di alcune cose, per esempio lo studio delle 70 settimane, dove si evince che l'Anticristo viene e fa un patto di 7 anni, d'accordo? Poi a metà dei 7 anni scoppia la tribolazione, quindi potrebbe essere che le prime 4 trombe prima della tribolazione, i primi 3 anni e mezzo, e i secondi 3 anni e mezzo dei 7 anni lì è Apocalisse 9, dove sta 5 e 6. Perché dico questo? Perché lì Sì. viene liberato la bestia che sale dall'abisso, di cui parla la bestia, è l'Anticristo, che viene la Ma bestia. scusami, quindi l'ira di Dio avviene dopo le sette Allora, trombe? aspetta, sì, dopo le sette trombe c'è un passo in Sì, Giovanni che dice che ok. noi non siamo destinati all'ira. Perché? Sì, Perché non ok, no, siamo ma era tanto destinati all'ira? perché sennò. Perché torna Gesù, rapisce la Chiesa e poi comincia l'ira, quindi non siamo destinati all'ira. L'ira comincia al capitolo 15. Quindi la prima coppa dell'ira di Dio, che sono sette coppe,
Perché c'è chi dice che sono gli stessi eventi, non erano gli stessi eventi. Tu ti ricordi la prima tromba? La prima tromba, quella che abbiamo sì, letto prima. Sì, è molto simile, dovrebbe essere una bomba atomica. Bene, la prima coppa, Dio manderà un'ulcera maligna a tutti quelli col marchio. Ti sembra lo stesso evento? No. Ecco. Poi ci sono due trombe, due coppe che sono simili, perché comincia nella tribolazione e poi continua l'ira di Dio questo evento, capito? Ok. Quindi sì, poi, è interessante. Man mano che arriviamo capiamo tutto, con l'aiuto dello Spirito Santo quasi capisce, d'accordo? Va bene. Quindi abbiamo finito? Abbiamo finito, ok. Gloria a Dio. Quindi, insomma, la quarta tromba che è un terzo del suolo delle stelle, quindi o è una deflagrazione, è l'atmosfera che comincia a oscurarsi perché dopo questi eventi si oscura. Sì. O non lo so, l'uomo che, d'accordo, ho sentito, ho visto dei link su internet dove degli scienziati dicono che vogliono, sai che il sole dice che sta morendo, Può essere che ci sia, sì, ma magari con tutte queste cose anche... No, il sole, ho visto la un luna. Link che mi ha cioè, attirato. Cambiando l'assetto della Terra. Sì. Perché la Terra è messa in una certa posizione, no? Rispetto al Sole, alla Luna. Sì, 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 sì. Capisci che tutte queste cose porteranno... Eh sì, quando c'è stato un terremoto là forte, un tsunami, non mi ricordo, in Indonesia, diversi anni fa, 2001, 2000, non mi ricordo, si è spostato l'asse terrestre di qualche centimetro. Esatto. Cioè, quindi questo già è un'anomalia, perché sì, sì. Dio l'ha messo in un modo preciso la Terra, d'accordo? Se tu vai a spostare queste cose... crea dei problemi, squilibri. Infatti vediamo che ci sono diversi squilibri, però scoppia un'atomica del genere, vedi, crea uno squilibrio, magari l'attrazione, non so, cade un asteroide, cade una cometa. Sì, sì, ma poi vedi ad esempio, no? Adesso è molto più contenuta la cosa, quando quel dittatore della Corea fa le prove, tira sempre queste bombe. Sì, sì. Ecco, causano dei terremoti sì. Esagerati in quelle zone lì, diciamo, no? Sì, sì, sì. Quindi capisce, quella è una cosa piccola rispetto a quello che viene descritto qui. Guarda, senti, c'è una bomba atomica nuova che hanno fatto i russi, si chiama Satan, sì. Vedi tu come stiamo messi male, capito? Cioè, sì, non gli potevano sì. dare un nome migliore, capisci? Io sapevo che c'era una bomba che distrugge l'uomo, tutto quello che... ha un, diciamo, un cuore, quindi, però come dire, non viene colpito, non vengono colpite le piante. Guarda, c'è la bomba all'idrogeno, che io sappia. Cioè viene qualcosa di questo ci tipo. Sono bombe che vengono fatte scoppiare, magari si possono far scoppiare nell'aria, no? Sì. E poi tu sai che noi l'aria che respiriamo, è, se respiriamo immondizia, come dire, fa male. Certamente. Se l'aria è pulita va bene. Allora, certamente. Cioè ci sono tanti modi di uccidere, se vuoi uccidere. Ora, sì. Tutte queste bombe che stanno creando, che hanno creato, se volevano fare la pace veramente, avrebbero detto, guarda, da domani stiamo tutti senza armi. E questa vuol dire infatti. Uno che vuole la pace. Ma se tu dici la pace, come fa l'America, no? Sì, vada, tu hai citato questo coreano qua, Kim Jong, che a molti sembra giusto l'America. Sì, sì, l'America ha 1000 bombe nucleari, quello lì ce n'ha una, dice tu non la devi avere, io posso e tu no. Quindi è così la storia, cioè, quello lì c'ha una bomba atomica, quello lì. Loro ce l'hanno tipo 1000, io sto parlando in modo, però i numeri sono questi. E quello, quindi è tutto un bluff, cioè l'America fa prepotenza, d'accordo, dice io posso e tu no, decide l'America che deve avere, chi sono i suoi alleati, capisci? Mo adesso l'Iran, vedi, sono i trucchi che fanno gli americani, capito? Prima ce le hanno dati la bomba atomica con Obama, certo, e mo dice che gliela devono togliere, ma scusa, certo. O siete voi pazzi o fate finta di essere ma pazzi? Ma è come le armi, diciamo che vogliamo la pace e poi le armi chi le ha date? Capisci? È una falsa pace, ecco perché Paolo dice in Tessalonicesi, là, quando diranno pace e sicurezza... E sono diversi anni ultimamente che lo stanno a dire pace, sempre sta pace, pace, pace. Arriverà una sciagura improvvisa, non scamberanno. Cioè, qua parla di guerra, capito? Questi parlano di pace, missioni di pace e borbandano. Ma che pace è?
Hai capito? Cioè, dietro sta parola pace c'è la guerra, capito? Ecco perché la vera pace la farà il Signore, d'accordo? Quando viene distruggerà il male, e quindi noi, e questi eventi non ci devono spaventare, perché Gesù ci ha promesso protezione, quindi dobbiamo concentrarci di essere nella volontà di Dio. Poi, per alleggerire i nostri cuori, io sono concentrato sul ritorno di Cristo. Io sono concentrato su Gesù che torna. Sì, Come ha certo. promesso, e questa a me mi dà ogni tipo di energia, di forza per, d'accordo. Gesù dice: non temete, io vi ho avvertito di ogni cosa. C'è un passo in Luca che dice: vegliate e pregate affinché siate in grado di scampare alle cose che stanno per accadere e comparire davanti al figlio dell'uomo. Quindi scampare significa non che vieni rapito prima, che sai, vai nella protezione lì nel deserto e scampi a questi eventi per comparire davanti al figlio dell'uomo, perché poi Gesù torna e. Capisci? Perché, capito, non è un piano di Dio che qua tutta la Chiesa viene distrutta, no? Non è, questo è un piano del diavolo, ok? Sì. Quindi il discorso è che ci sono tanti che io coparlo e ci parlo, tanti dicono, no, ma Dio non permetterà, no, io Dio mi proteggerà qua, dove sono mi proteggerà, perché il Salmo dice, non devo temere niente, non devo temere niente. Ma qui non è paura di, d'accordo, chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, quindi non è, per sal non è salvare la propria vita qua. D'accordo? Ma qua è come quando Dio ha dato il comando al popolo di Israele, quando diceva di andare in battaglia. Dio diceva andare, oggi vai in battaglia, oggi non vai. Quando quelli sentivano Dio vincevano, quando facevano di testa loro che Dio diceva non andate, Certo, perdevano. Quindi sì. poi quando Erode voleva uccidere Gesù attraverso tutti i primogeniti là, no? Sì. E mica Giuseppe ha detto: io non devo temere niente, sto qua, Dio mi proteggerà. Dio gli ha detto: prendi tua moglie e tuo figlio e vattene in Egitto, che Erode vi vuole uccidere. Quindi il scappare a volte non è per paura, è strategico, è strategia. Quindi Dio è molto strategico, capisci? E quindi bisogna prepararsi a questi eventi, non è per paura, ma è per strategia. Bisogna nascondere la Chiesa da questi eventi, perché durante questi eventi la Chiesa perché rimane sulla terra? Per operare come i discepoli quando Ma erano. prepararsi per questi eventi anche per fede. Anche per fede che sì, ma insomma, materialmente per fede senz'altro, perché senza fede, ok, ma ci vuole anche prepararsi obiettivamente, materialmente, come ti devo dire? Sì, ma guarda che c'è poca gente che, anche credenti che. Allora, la maggior parte dei credenti non si prepareranno, perché lo dicono le Sì, profezie. sì. Poi ci sono questi 144.000 invece che. Ma non è che lo dice solo i 144.000, tu vai in Matteo 24, c'è la parabola dei servi vigilanti e quelli che dormono. Quelli vigilanti sono preparati, gli altri no, tutto verrà come un ladro, ma non per tutti, Sì. verrà come un ladro tutto questo per quelli che non hanno vigilato. Capito? Che stanno lì, ah, Dio mi proteggerà in questa chiesa. Tutte queste chiese qui non rimarranno perché la chiesa è il nostro corpo. Certo. Va bene, sorella, dai, Va poi bene, continuiamo. tutto chiaro. Gloria a Dio. Ok. Ti abbraccio, un abbraccio Alla fraterno. prossima. Ciao. Ciao.